Amici carissimi, psichedelici amanti della musica di un certo tipo, oggi parliamo nuovamente di loro, dei Pink Floyd. Mi è arrivata anche una maglietta come regalo, quindi ringrazio chi me l'ha omaggiata, perché sa che faccio questo tipo di video, per cui anche questa è un'altra bella sorpresa per me. Dunque, come già anticipato, quindi sui miei canali social, su Facebook soprattutto, dove vi invito sempre a seguirmi perché lì possiamo interagire meglio, ed è proprio lì che ho conosciuto una persona che mi ha dato un aiuto per fare la puntata di oggi, ovvero Clayton McCoy, che saluto tantissimo e ringrazio, perché praticamente posto questa foto di questo disco, di questo doppio LP che si intitola A Nice Pair dei Pink Floyd, e lui subito mette un commento e dice: guarda, io ho scritto un articolo a riguardo perché la copertina contiene un sacco di curiosità, e mi gira il suo articolo. Quindi non ho dovuto sbattermi per cercare informazioni in questo caso, come faccio di solito per preparare le puntate, perché Clayton McCoy è stato così gentile da girarmi l'articolo che mi sono letto, e quindi poi andremo a vedere nel dettaglio, quando inquadreremo dall'alto la nostra copertina, cosa significano tutte queste immagini che questa volta i nostri Pink Floyd hanno voluto mettere in questo disco. Intanto partiamo dall'inizio. Avevo bisogno del secondo lavoro di Pink Floyd perché mi mancava nella collezione, A Saucer Full of Secrets. Quindi chiamo il mio fornitore ufficiale, Gabriele, che anche saluto e ringrazio perché è sempre disponibile. Ogni volta che ho bisogno di qualcosa, lui subito si mette alla ricerca. Quindi dico: guarda, mi serve questo disco, e lui mi propone questo, che contiene all'interno sia Searchful sia The Piper, quindi il primo e il secondo disco dei Pink Floyd, il primo del 67, il secondo del 68. Io The Piper ce l'avevo già, me l'avevo fatto vedere anche nel video precedente, quindi ho detto: ma no, dai, ce l'ho già The Piper, cosa me ne faccio di un doppione? E lui dice: no, ma guarda che questa è una cosa un po' particolare, perché contiene tutti e due gli psichedelici, i dischi psichedelici dell'inizio, li contiene tutti e due insieme. Io un po' titubante, perché pensavo fosse qualcosa di non ufficiale, qualcosa magari di taroccato, messo insieme così per la vendita. Poi alla fine, con un lotto che abbiamo fatto, con altra roba di Pink Floyd, Genesis e quant'altro, ho detto: vabbè, dai, mettici dentro pure questo, visto che quel disco mi manca. Quando mi arriva, mi vado a documentare e vado a vedere appunto nella discografia dei Pink Floyd se esisteva veramente A Nice Pair. Scorro ovviamente tutti gli album studio, ovviamente non c'è, gli album dal vivo neanche, né le raccolte neanche, quindi ho detto: vabbè, allora avevo ragione, era qualcosa di non ufficiale. Invece poi, scorrendo ancora più in basso, nella categoria cofanetti, nel 1973 i Pink Floyd pubblicano questo LP doppio, appunto come cofanetto, che comprende questi due, tutte e due insieme, i dischi bellissimi, i loro primi, dove c'era quindi la mescolanza dei 4/5 componenti, quindi c'era Sid e c'era anche Gilmour, quindi ecco perché anche è qualcosa di meraviglioso questo inizio della loro carriera, che poi c'è un periodo di transizione. Infatti proprio in Saucerful, quando feci la puntata che vi lascio qui sopra magari su Syd Barrett, il diamante pazzo, dove spiego più o meno tutta la sua vita insieme a Pink Floyd, e quindi il suo inizio, l'ascesa e poi la inevitabile decaduta della stella, e si perde per sempre per problemi che sappiamo. Comunque, ritornando a noi, quindi molte curiosità a riguardo, ed è stata veramente una bella sorpresa per me. Poi, con l'aiuto di Clayton, che mi ha impacchettato già l'articolo, quindi non mi sono dovuto sbattere più di tanto per cercare informazioni sul web, perché me le ha già date lui. I Pink Floyd danno alla Hipgnosis, che è questa agenzia fotografica che ha fatto le più belle copertine di sempre, tra le quali anche il famosissimo Prisma di Darkside, quindi collettivo artistico della Hipgnosis veramente di livello. Però questa volta sono stati contattati anche per questo cofanetto dai Pink Floyd, e fanno diverse bozze, diversi bozzetti, ne fanno tanti, però non sono convinti di utilizzarne uno, e allora decidono di fare qualcosa di diverso dal solito, ovvero li utilizzano tutti. Quindi
Ci sono 9 riquadri per ogni lato, questo è un gatefold, quindi ci saranno 36 fotografie che andremo a vedere nel dettaglio insieme. È chiamato anche il disco dei doppi sensi, l'LP dei doppi sensi, e Nate Spear, perché i significati che hanno queste immagini sono dei doppi sensi nella lingua inglese, che però possiamo ritrovare anche noi nella nostra lingua italiana, quindi molto curioso. Il discorso della copertina è molto bello, il fatto che contiene questi due LP di livelli psichedelici che vanno oltre ogni immaginazione. Questo disco esce con due versioni differenti, quella inglese e quella americana, quindi per il mercato inglese e per il mercato americano. Per quanto riguarda una sola particolarità che li differenzia, ovvero Astronomy Domine, che nella versione inglese la troviamo come registrata in studio, mentre in quella americana c'è la versione live che troviamo in Amagama, anche perché Amagama poi viene catalogato nella loro discografia, anche se è un unico disco doppio, però viene catalogato come primo disco e secondo disco. Secondo disco del 69 come album studio, il più sperimentale di tutti, e album dal vivo 69, quindi il primo album dal vivo che c'è nella loro discografia ufficiale, appunto Amagama, primo disco, dove si trova Astronomy Domine registrata dal vivo, e quindi la ritroviamo nella versione di A Nice Pair americana. Quindi questa è la differenza tra i due mercati, UK e USA. Comunque andiamolo a vedere nel dettaglio, così spieghiamo un attimino a chi non conosce questa storiella queste curiosità che abbiamo trovato a riguardo di questo cofanetto. A Nice Pair, 9 riquadri per ogni lato. Lo andiamo ad aprire perché è un gatefold e presenta due dischi all'interno, quindi guardate quante immagini, che sono state tutte dei bozzetti fatti dalla Hypnosis, che poi non sono stati scelti perché c'era l'imbarazzo della scelta, per cui hanno deciso di utilizzarle tutte. Andiamo ad aprire il nostro gatefold e vediamo prima di tutto all'interno i due disconi, quelli più psichedelici che i Pink Floyd abbiano mai fatto. Aggiungo anche Atom Her Mother, aggiungo anche Amagama, vabbè, loro all'inizio della loro carriera erano in quella direzione psichedelica. Dunque all'interno ci sono tantissime altre foto della band, che poi vediamo anche meglio. Ecco, vedete, qui ci sono, la cosa particolare è che ci sono tutti e cinque, quindi c'è sia Gilmour sia Syd Barrett. Qui ci sono loro quattro all'inizio, Syd Barrett in live con Roger Waters. Ecco qua Syd, foto bellissime dell'epoca. Questa qui mi ricorda, adesso correggetemi se sbaglio, però questa struttura alle spalle loro mi ricorda qualcosa, mi ricorda il disco, la versione che uscì in Italia di The Piper, che costa un botto di soldi, dove c'è anche Gilmour, che poi alla fine l'informazione della copertina in quel caso è sbagliata perché Gilmour in The Piper non c'era, ed è una rarità che costa parecchio, quota parecchio. Comunque andiamoli a vedere uno per uno. Dunque, A Nice Pair cosa significa? Significa un bel paio di. Il titolo stesso già la dice lunga sui doppi sensi che possiamo trovare in questo cofanetto. Comunque intanto vediamolo, vediamoli tutte e due. Allora, questo è The Piper, quindi la inner sleeve presenta da un lato la copertina di The Piper e dall'altro quella di Asauchofon, ovviamente in bianco e nero in questo caso. Poi dentro c'è il disco, io adesso non mi ricordo se li ho messi, comunque in ogni caso uno vale l'altro, cioè c'è uno da una parte e uno dall'altra. La label è della Harvest, in questo caso questo è The Piper. E qui, come vi dicevo, la versione che ho io è quella UK, perché da quest'altra parte c'è Astronomy Domine in versione studio, per cui questa è la versione che uscì per il mercato inglese. Ovviamente qui dentro, per eccesso di zelo, io ci metto le bustine antistatiche, perché poi i dischi sono tutti quanti preziosi per me, ma quelli dei Pink Floyd forse ancora di più. Non si lascia nulla al caso, ragazzi, qui è tutto calcolato al centesimo. Qui abbiamo un colore diverso, quindi più con sfumature sul verde, The Piper, e
e l'altro sul retro, sempre un lato e un altro con i disegni. E qui ci abbiamo l'altro disco, quindi il lato 3 e il lato 4 in questo caso, che diventa un unico viaggio nel mondo della psichedelia. Qui in The Soulful, come vedete, i brani sono stati scritti dalla band con l'aggiunta di Gilmour. L'unico brano in cui c'è ancora lo zampino di Sid è proprio questo ultimo, Jug Band Blues, dove Barrett dà gli ultimi cenni autoriali. E infatti quel brano si differenzia molto dal resto del disco. Ok, andiamo a vedere adesso le foto e cosa celano, che significati hanno. Dunque, qui, come abbiamo detto, appunto, è Nice per un bel paio di, e quindi già la dice lunga su tutto il resto, insomma. C'è una donna, appunto, con i seni scoperti. Qui abbiamo una sorta di quadro giapponese con un giapponese volante, in Nip in the Air. Nip, che poi sta sia per giapponese sia morso, perché in effetti il quadro vuole indicare un morso d'aria, e Nip in the Air, Nip da nipponic, no? Qui abbiamo dei piattini che volano, quindi si tratta di flying sources, ovvero dischi volanti. Qui abbiamo una teiera con dei pesci che rappresentano a different kettle of fish, che corrisponde all'italiano un altro paio di maniche. Quindi vedete, il significato figurativo di queste immagini sta venendo fuori pian piano. Qui abbiamo una forchetta in mezzo a una strada, a fork in the road, che significa biforcazione, quindi un modo per indicare la necessità di prendere una decisione, fare una scelta nella vita, no? Da quest'altra parte invece abbiamo un rospo in una bocca, a frog in the throat, letteralmente un rospo in gola, quindi avere la voce rauca, ma anche potrebbe significare sputa il rospo, no? Qui invece abbiamo l'immagine di un fumetto con delle bocche e una strada che porta alla banca, quindi si intende praticamente come fare soldi facili, logging all the way to the bank, ridendo lungo la strada per la banca, e si riferisce appunto al fatto di guadagnare in modo semplice, ecco. Qui ancora abbiamo una donna nuda con un passerotto tra le mani e altri due tra le gambe. In questo caso il significato è che il passerotto in mano vale di più di due nel cespuglio, tra virgolette, per cui, che in italiano potrebbe significare meglio un uovo oggi che una gallina domani, o forse potrebbe avere anche un significato a sfondo sessuale. Qui ci sono loro che discutono sulle copertine da utilizzare. Qui c'è uno spioncino di una porta di questa famiglia che si chiama Fear, quindi paura, Mr. e Mrs. Fear. Quindi questo è lo spioncino della porta. Qui invece c'è un signore bello allegro che sta a simboleggiare la psichedelia in genere. Qui ce n'è un altro immerso in un campo coltivato a cannabis. Qui invece ci sono gli occhialini del fotografo stesso, che essendo lui miope non riesce a mettere a fuoco la foto, e quindi viene una foto sfocata dei suoi occhiali, quindi anche questa è un'altra particolarità. Al centro invece troviamo loro che si dilettano a giocare a calcio, e questa foto non doveva essere messa qui perché ci doveva essere al centro la foto di un pugile, tale Floyd Patterson, campione dei pesi massimi negli anni 50 e primi 60, che però fu poi scartato perché il suo compenso era di cifre esorbitanti. Quindi pensarono di mettere una foto dei Pink Floyd vestiti col completino da calcio durante una loro partita di svago. All'interno invece abbiamo, come visto prima, le foto del gruppo, un sacco di curiosità su questa uscita, che mi ha fatto tantissimo piacere avere e che sono stato molto contento di analizzare insieme a voi. E Nice Pair, con i due disconi, il primo e il secondo, dei grandissimi Pink Floyd, quelli che ci riportano agli inizi, quindi ai suoni primordiali e psichedelici di questa band immensa, immortale, che rivivrà per sempre nei nostri cuori e sul mio canale. E dunque, anche oggi abbiamo fatto una puntata, credo, abbastanza interessante per gli amici che amano
i Pink Floyd, ma la buona musica in genere, e le curiosità che si possono trovare nel mondo del rock, perché ce ne sono tantissime, e voglio parlarne sempre insieme a voi su questo canale, dove si parla di vinili, si parla di musica e si interagisce con gli amici per avere appunto questo rapporto. Appunto, nei commenti vi dico sempre: scrivetemi la vostra, così possiamo conoscerci meglio e andare nella direzione giusta. Ringrazio ancora una volta Clayton McCoy per avermi inviato il suo articolo a riguardo di questo LP, di questo doppio disco. Ringrazio il mio fornitore ufficiale Gabriele, che è sempre disponibile, e dobbiamo riempire tutti gli scomparti qui, quindi mettiti all'opera. E poi ringrazio tutti voi che mi seguite sempre, mi lasciate i vostri commenti. Vediamoci anche su Facebook, perché lì possiamo condividere video, possiamo parlare di musica e condividere le nostre passioni. I Pink Floyd ovviamente sono tra quelli che metto sul podio, però abbiamo parlato anche dei Genesis, ma parleremo di tanta altra roba. Stiamo portando avanti il discorso della Hard and Heavy, dove vedo che anche molte persone sono appassionate di metal, quindi si avvicinano al discorso, per cui vi do l'appuntamento come da scaletta con Trespass dei Genesis, dove stiamo anche lì facendo un viaggio molto bello all'interno della discografia completa del gruppo di rock progressivo degli anni 70 più importante di sempre. Ancora una volta grazie di cuore, ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi. Check the mic and make sure it sound right, boys.